In questi giorni ho sentito notizie drammatiche e dolorose da molte parti della Romagna, dove ho tante persone care. E ho visto anche, ho sentito che sono chiuse le scuole, sono state chiuse ad Argenta, che è al confine tra Ferrara e la Romagna, tra l'Emilia e la Romagna, che sono due mondi lontani, ma in quel punto, ad Argenta, dove è nata mia madre, c'è un sentore di Romagna che mi fa sentire anche romagnolo nel carattere, nel temperamento, pensando alla forza e all'energia di mia madre e pensando cosa avrebbe fatto davanti a un'alluvione che per la seconda volta nella sua vita è così maestosamente drammatica, al punto tale da far ricordare a me che non l'ho vista l'alluvione del 51 che mia madre e mio padre vissero insieme, sposati nel 50. Quindi da allora non abbiamo notizie di una così vasta devastazione e tragedia per le persone. Argenta, dunque. Argenta è il popolo romagnolo, che è un popolo laborioso e coraggioso. Quindi ho lodato i giovani che hanno portato aiuto e soccorso alle famiglie e alle persone in difficoltà, una quantità enorme di persone che non hanno lavoro, che non sanno come poter reagire a una violenza tanto forte. E lo Stato allora deve esistere per questo. Io sono al governo anche per ricordare, ho chiamato oggi il sottosegretario, anzi il viceministro delle infrastrutture Bignami, ho chiamato, non avendola trovata, Giorgia Meloni, per dirle bisogna mandare l'esercito. Non possiamo affidarci soltanto alla beneficenza, al volontariato, alle capacità delle persone, all'entusiasmo dei giovani, alla potenza del popolo romagnolo che risorge sempre anche da una così imprevista violenza in attesa di un'estate che stava per arrivare, invece è arrivato un inverno tempestoso e violento. E pensando a mia madre, pensando e chiedendo a Giorgia Meloni che lo Stato non dia soltanto, non dico le promesse ormai sono quelle che si fanno ogni volta, ma la certezza di fondi che arrivino per garantire il lavoro delle persone, risarcirle interamente di quello che hanno perso, ma occorre che ci siano 500 camion di soldati, soldati, soldati che non devono combattere guerre, ma salvare le persone in pericolo. E quindi dico anche al ministro Crosetto che è ora che i soldati partano, partano dalla Emilia, partano da Bologna, partano dal Piemonte, partano dalla Lombardia, dal Veneto, arrivino con camion, idrovore, soccorsi, aiuti, che non possono essere soltanto di giovani bravi, volonterosi e capaci, che ovviamente rappresentano la parte migliore dell'Italia, dopo aver visto quei disperati che sporcavano, manifestavano per far capire cose che peraltro non hanno neppure loro inteso, i giovani che combattono il problema del mutamento, del cambiamento climatico, i giovani che prendono atto di una cosa che non si vedeva da 70 anni, sono loro la forza nuova e la verità. La verità del comportamento, delle scelte, ma ci sono giovani che sono soldati. I soldati devono essere lì, caro ministro Crosetto, caro primo ministro Meloni. Io ti volevo semplicemente dire questo: mandiamo l'esercito. È una guerra contro le persone, la guerra della natura contro le persone. Dobbiamo resistere, fare la resistenza. La facciamo in Ucraina, la facciamo mandando armi. Non dobbiamo, possiamo non mandare soldati, camion, macchine, strumenti perché tutto ritorni come prima, perché sia non soltanto la volontà di pochi e di giovani e persone che arrivano con la loro volontà di essere utili, ma sia lo Stato che dà la perfetta consapevolezza di esserci, di essere lì. Tu sei tornata dal Giappone, hai visto? E occorre che allora 500 camion dell'esercito, soldati arrivino e idrovore agiscano per togliere l'acqua e restituire la vita normale alle persone che sono state in tal modo colpite, peggio che da una guerra. Si chiama Ministero della Difesa perché deve difendere i cittadini, non da una guerra possibile, neanche cercando guerre, in cui comunque siamo testimoni della battaglia dell'Ucraina contro lo Stato invasore, e quindi abbiamo dato un segnale importante. Ma è altrettanto importante dare il segnale per la vita dei cittadini che è stata completamente stravolta, che è stata violata e che è stata sconvolta da quello che non ci si poteva aspettare dal tempo dell'alluvione del 1951. Per cui occorre che l'esercito sia lì a aiutare i cittadini. Ho chiamato Giorgia Meloni,
senza riuscire a dirle quello che sto dicendo adesso pubblicamente, invitando il ministro della Difesa Crosetto a mandare i giovani soldati per fare il loro compito. Questa è una guerra della natura contro l'uomo e occorre che i soldati, i giovani, lo facciano in nome dello Stato, al di là della loro volontà e delle loro capacità che io l'ho dato per intervenire in aiuto delle persone che vedono un mondo completamente sconvolto e perduto. L'esercito in Romagna per salvare i cittadini dalla violenza della natura.